Eccomi qua allora, mi trovo a Leticia, una delle città più remote della Colombia, nel cuore dell'Amazzonia, infatti dista circa 800 km dalle prime strade asfaltate. Come si sente, c'è un gran bel casino, infatti sono i piccoli pappagalli che stanno tornando nella foresta, cosa che farò anch'io adesso. Infatti prendo una barca e seguirò per circa 100 km il fiume Rio Yavarí, che mi porterà nella riserva naturale di Palmarí, dove passerò 4 giorni. E se inizia così non sembra per niente male. Signore e signori, il Rio delle Amazzoni. Eccomi qua in navigazione sui fiumi amazzonici. Mi sto dirigendo verso la Reserva Natural Palmarí, ubicata in Brasile. Infatti ho dovuto fare anche il visto, dove si trova un ecologico nel quale trascorrerò 4 giorni e dove potrò dedicarmi alla scoperta dell'Amazzonia. È vero, non è finto. Que nos encontramos sin sendero o con algún tipo de accidente, que a veces nos encontramos una sola persona, o yo con usted me sucede un accidente o a usted no la podemos como rescatar muy pronto, buscamos
para ver si hay alguien próximo a nosotros. Buscamos un tronco como este, con unas raíces muy blandas así, y otro tronco así para hacerlo este ruido. Oh. Eso se llama el teléfono de la selva. Sono arrivato allora nella riserva naturale di Palmarì e ho iniziato subito a farmi una bella camminata nella foresta amazzonica. Stiamo cercando gli animali, ma è praticamente impossibile perché si sentono ma non si vedono. Però vi assicuro che camminare nella giungla è un'esperienza fantastica. Un po' calda, sono fradicio, però veramente ne vale la pena. Allora, sono la base di uno degli alberi più alti dell'Amazzonia, che si può vedere, e ci vado in cima, salendo su queste corde qua, col metodo degli speleologi. Sono 38 metri di salita. Qua si vede l'attrezzatura che devo mettere. Come si dice in spagnolo? Siete tutti matti, portatemi via. Bene, proviamoci. Sono arrivato in cima, ma vi giuro che è stata l'esperienza più terrificante della mia vita e non è ancora finita. Adesso devo passare all'altra piattaforma lanciandomi su questa corda e ripeto, sono a 38 metri di altezza, tanto per farvi capire. Voi? Sì. Giuro? Sì, via! Oh, 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 oh. Porca vacca! Preso! Thank you.
non so se aggressivo o curioso. Non sembra molto invitante, eh? Però vado lo stesso. È anche bella fresca. Qua non ci sono piranha, non hai piranha, sai? No. Bene, non ci sono piranha. E mi sono pure fatto i fanghi. Sembra impossibile, ma ce l'ho fatta riprendere l'aquila arpia. Secondo giorno di visita al luogo e questa volta è andata. Grandissimo. Non si vede benissimo, ma c'è. Bene, Saudagi, direi che la permanenza alla Riserva Natural Palmarì è stata niente male. Adesso possiamo quindi partire per altre avventure per la Colombia. Prossima tappa, Oceano Pacifico.